Lucia, Isa, scusate, Lucia era la bambina dell'anno scorso, sì. Mamma mia, che sospiro. Ginevra? Con Lucia? Con Lucia? Siamo 1, 2. Un attimo, 23 sono, no, 22 oggi. Allora, Brigitte con Lucia. Ok, va bene. Basta? Quanti sono? Contemporanea, e quindi anche per loro è una cosa nuova, che una parte sta di là e una parte per qui, ma nella vita bisogna abituarsi alla novità, ok? Cominciamo? Mettiamo un attimo seduti, tranquillamente. Seduti? Quindi già ti conosciamo con loro e con voi ormai ti conosciamo anche con la scuola. Però non ci conosciamo tutti l'uno con l'altro, no? Voi non conoscete loro, i bambini non conoscono loro. Ma come io dico sempre quando se c'è bisogno che mi traduci, dico sempre che nella vita un incontro è un dono, anche se non sempre può essere così. Aspetta perché ci vuole aiutare, ci vuole aiutare, cioè che per ogni incontro è un dono. La vita, ogni incontro è un dono, anche se non sempre è positivo. Che cada incontro es usted como de una, aunque no siempre es un incontro positivo, perché incontrarsi. E anche se si sta insieme per poco tempo nella propria vita, uno scambio. E anche se è poco tempo con una persona, sempre è un cambio. E la prima cosa che ci si scambia il nome. E la prima cosa che cambia è il nome. Ci si conosce tramite il nome. Il nome è la mia storia. La storia della mia famiglia. Si conosce tramite il nome. Il nome è la famiglia. Il nome non l'ho deciso io. Il nome non l'ho deciso io. È parte della mia storia. E adesso facciamo un gioco dove ci scambiamo il nome. Forma parte della mia storia. E ora un po' dove. Chiudo. Con una piuma. Che la piuma sa che i tanti cappelli che noi non andremo a conoscere, quei bambini
nei prossimi giorni e nelle prossime cose. Con la pluma, che la pluma è tanto sombreros. E un piccolo canto, breve, che tutti dobbiamo ripetere. E un pequeño canción que todos tenemos que repetir. Che fa così, lo faccio con me e poi tutte. Ciao Stefania, come va? Ciao Stefania, come va? E adesso tocca a te. Il tuo nome è? Maria Stella. Maria Stella, tutti insieme diciamo ciao Maria Stella. Tre volte. Hai cantato tutti, presenta prima. Per passarsi per qui e dire ciao Stefania. È un incontro in America. Ciao ciao, mi chiamo Felix. Ciao ciao, mi chiamo Felix. Ciao, ciao. Noi vi chiamiamo a lei, perché succede anche a scuola che magari, per esempio, Maria Stella viene chiamata tante volte nella stessa mattinata, tutti i giorni, dalla maestra, dagli amici, ma per esempio, non viene mai nominata né dagli amici, quindi ripetersi ogni tanto, chiamarsi tutti significa io sono qui adesso insieme a te. Lo que está diciendo es que muchas veces hay algunos alumnos que son reiteradamente llamados por los amigos, por la profesora, por la gente del colegio, y hay otras personas que en todo el día reciben, nunca se les llama. De esta forma, al recordar nuestro nombre, nos volvemos a sentir parte de algo común. Ciao Maria Stella, come va? Ciao Maria Stella, come va? E adesso tocca a te. Lo fai a lui. Francesco. Ciao Francesco, come va? Ciao Francesco, come va? E adesso tocca a te. E Francesco lo fa suo amico che ci dice il nome a tutti. Tommaso. Ciao Tommaso, come va? Ciao Tommaso, come va? E adesso tocca a te. Vai Tommy. La mamma? Alice. Ciao Alice, come va? Ciao Alice, come va? E adesso tocca a te. Vai Alice, un papà? Toni. Ciao Toni, come va? Ciao Toni, come va? E adesso tocca a te. Ma quando ci incontriamo non tutti diciamo il nome alla stessa maniera, quindi anche il canto può cambiare. A Pietro lo facciamo un po' più, ok? Ok? Va bene, Pietro? Dillo bene, forte che stai e a D. 1, 2, 3. Ciao Ardip, come va? Ciao Ardip, come va? Ciao Ardip, come va? E adesso tocca a te. Lorenzo. Ciao. Il mio nome o il mote come mi chiamano qua? Collaborator o Felix? Collaborator meglio, no? Sì. Allora, avete capito tutto? No, no, il mio nome è, sono Felix. Felix. Ciao. Per me, io nella mia vita ho capito questo, che è
perché in questo piccolo gesto ci siamo detti tante cose più delle parole. Ci siamo guardati, osservati, ascoltati, e io sono una che mi emoziono, quindi anche emozionati. Sí. Para ella esto ha sido un elemento muy importante porque nos hemos visto, hemos observado cómo nos emocionamos, cómo nos miramos, cómo nos miramos. Y para ella es un acto importante. Ma anche il semplice incontro che facciamo per strada con chi non conosciamo è un incontro della nostra vita. Se noi osserviamo e abbiamo il cuore aperto. También el encontrarnos con personas en la calle que no conocemos. Sì, vamos con el corazón abierto, puede ser un encuentro. E loro mi hanno conosciuto l'anno scorso con questa valigia che porto in tutti i luoghi dove vado. La valigia, che cosa? La fascia che mi identifica, perché io nella mia fascia dico sempre la cambio di colore. Loro la osservano. La prima cosa che io ho chiesto l'anno scorso è di osservare questa valigia muy costosa. Questa chiusura mi è costosa, e la fascia che cambio ogni volta, ma non lo chiedo io a loro di che colore è, loro lo osservano e sono gli stessi. Hai già conosciuto da un anno e sempre l'hanno conosciuto con questa maleta. Questa maleta, junto con su cara, va cambiando, cambia a volte non se ne vede. E loro per abituarci ad osservare dentro e fuori. Cambia para que se adecue, para que hay salitúe a observar, tanto dentro como fuori. Come fuori. È una valigia, senza che racconto la sua storia, perché sì, è troppo lunga. Nella valigia oggi c'è questo cappello. Con la carta dentro, perché il cappello non è mio, è prezioso, è di una signora grande, e che 50 anni fa quindi a ritroso nel 1968 si è sposata. Questo sombrero lleva stato tejido perché è di lei, una persona che si casò con questo mismo sombrero nel 1968. Si è maritata con questo, sposata con questo cappello. È un cappello che ha una storia molto importante. Come tutti questi cappelli che sono qui sopra, che hanno tutti delle storie. Ma noi oggi abbiamo chiesto ai genitori di portare non solo un cappello, ma qualsiasi altra cosa che per loro parli di loro, per raccontarcela e scambiarcela. Quindi ese sombrero, come tutti quelli che stanno lì, cuenta una storia. Le ha pedito a los padres che trajesen un sombrero o algo che contasse su storia. Per condividerla insieme con noi. Per compartirla conjuntamente con nosotros. Allora, il mio è questo, un cacchio a cavallo, è un iniziato quando avevo 16 anni. È un gorro di montare a cavallo e che ella comincia a montare a cavallo quando aveva 16 anni. E dalla mia passione, poi mia sorella ha iniziato, tutti e tre i miei figli, mio marito, e quindi è diventata l'uscita della nostra famiglia, lo sport di tutta la famiglia, il nome di bello, insomma, di tutta la famiglia, è partito tutto da un giorno al marito. È un elemento che fa parte della sua famiglia, dopo di farlo ella, lo ha fatto sua hermana, lo hanno fatto sus tres hijos, lo ha fatto suo marito, e forma parte ora quasi della partita della famiglia, perché una volta al mese, una volta a settimana, tutti andiamo a... Tutti vanno a montare a cavallo. E questo è tuo? Era mio marito, il mio era il marito oggi, quindi come è? Come cambia? Di solito porto anche la trecciola. Perfetto. Observiamo come ha cambiato il corpo rosso. E se ce lo appoggi qui in mezzo? Le ha dicho que cuando le preguntaron de traer un objeto que le identificase, no, no, porque
prácticamente no tenía ninguno, no para ninguno, y se encuentra que tenía un objeto que le había acompañado en su intento. Questo intervento. Questo intervento ha una storia, questo intervento. Come vedete è un po' vissuto, cioè usato, c'ha dei buchi anche, l'ho avuto neanche riparare, perché quando tantissimi anni fa io partivo per fare il militare, quindi in Italia si usava prima fare un anno di militare, no? E avevo comprato questo cartello, l'avevo comprato. Ma io il cartello lo utilizzavo sia per ripararmi dalle intemperie, quindi dall'inverno così, ma sia per andare a letto. E lui cuenta che él se compró, es un gorro muy vivido, come vedete está roto, non ha querido arreglarlo, y lo compró prima, antes de adherirse al servicio militar, y lo utilizaba tanto para el frío como para ir a la cama. Quindi andare a letto. Io non portavo neanche il pigiama sotto il militare, ma l'ho detto sì. Ma era come... E poi si era... Ma la coperta del vino, se non è... Come io del traffo al mondo, però... E l'ho detto sì. E questo mi ha seguito fino adesso. Io comunque anche oggi, quando entro a casa, quindi mi svesto, il barretto questa è una cosa che metto, se ti prego, però metto, e io sono a casa con il barretto e poi vado anche a dormire. Questa cosa forse ha un imprinting forse più vecchia di me, perché dopo facendoci caso, io avevo conosciuto solo un mio nonno della mia famiglia, che anche lui utilizzava un berretto fatto a mano di lana per andare a letto. Quindi, e lui lo che fa, incluso oggi, quando vuole a casa, lo primero che fa è ponersi il gorro, incluso a veces va con la cama, e pensando sobre su familia, él solamente conocía un abuelo. Recuerda que su abuelo tenía un sombrero igual, hecho a mano. Sí, a mi nonno, y poi, mano a mano, vedevo que da piccolo anche mio padre andaba al letto con un berretto di lana. Y pues se recuerda cuando era pequeño su padre iba incluso a la cama con un gorro de lana. E quindi digo que no es una cosa nata per caso, ma quindi ha una, ¿qué so? Una genética, una descendencia. Quindi... Que pensaba que era una cosa propia y sin embargo pensando es una cosa como casi genética de la familia. Quindi qualcosa, adesso forse come tra lui uno. Con già il cambio generazionale. Vedete, questo è un oggetto che io è più di 30 anni che ho avuto, infatti ancora è vissuto e io lo metto ancora. Quindi questa è l'unica cosa che mi viene un oggetto che mi viene molto. Che ci abbiamo quando facciamo questo lavoro? Che dobbiamo mettere quando abbiamo finito? Il nome, la data e quello che vuoi, la parola, due parole, quello che vuoi. Che dite? Oggi uno, due,